Perché l'UKIP litiga? Perché litiga proprio a Strasburgo? Perché l'UKIP in realtà è solo a Strasburgo. Il Partito per l'Indipendenza della Gran Bretagna ha la sua forza politica a Strasburgo, perché è lì che ha folto un nucleo di deputati, cosa che non ha nel Parlamento britannico, dove ne ha uno solo. Quindi diciamo, il suo gruppo dirigente si riunisce nella sede del Parlamento europeo, proprio quel Parlamento dal quale loro se ne vorrebbero andare. Litigano perché l'imprevista vittoria al referendum in realtà ha svuotato il partito di contenuti, non sanno più in realtà dove andare, che cosa devono fare, qual è il programma. Il loro leader l'ha capito per primo e ha tentato di defilarsi subito, dimettendosi pochi giorni dopo il referendum, dicendo che il suo mandato era finito, la sua missione era finita, e adesso c'è la lotta per conquistare il potere. Una lotta, diciamo, che avviene durante una sostanziale eutanasia del partito, perché fra 2 anni, alle prossime elezioni europee, probabilmente non ci saranno più deputati britannici, perché sarà stato completato il processo di Brexit. Quindi tutti questi deputati, questi dirigenti del partito che per anni hanno vissuto, volenti o nolenti, alle spalle dell'Unione Europea con gli stipendi da parlamentari, dovranno tornare alle loro occupazioni, perché la legge elettorale britannica non permetterà loro di entrare in Parlamento. Ammesso che il partito riesca a mantenersi unito e a presentarsi alle prossime elezioni, e quindi stanno lottando sul controllo di quello che è un cadavere di partito, e crea molti nervosismi, a quanto si è saputo, a quanto qualche parlamentare dell'UKIP ha detto a mezza bocca. Questo episodio di oggi, in cui il deputato è stato picchiato con violenza tanto da finire in ospedale, è semplicemente la punta di un iceberg. Pare che ci siano stati altri scontri molto duri, anche altri scontri fisici. E questo è uno dei frutti di quando si fa politica, diciamo, con la pancia e non con la testa. Cioè, loro hanno pensato a un obiettivo che non, tra l'altro non si aspettavano di raggiungere. Questo obiettivo comunque è stato raggiunto, e loro non hanno preparato un dopo, non hanno una visione strategica, non hanno una proposta politica per il loro paese, e tutto questo si sta introiettando anche all'interno del partito, nelle funzioni dirigenti del partito.